Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale, e benvenuti in questa prima top 3, gli show TV. Belli, divertenti, simpatici e in generale di una bassezza tale che abbiamo zero aspettative già prima che inizino. Poi oh, non tutte le ciambelle escono col buco, qualcuno di carino c'è. Io ad esempio adoro quello di Bonolis, tanto quanto disprezzo all'incirca tutti gli altri. Ma questa è una mia opinione personale. Quello che invece è assolutamente oggettivo è ciò che troviamo al terzo gradino del podio, ovvero Harl, lo show in cui vince chi vomita per ultimo. Immaginate la scena, ora di cena e il profumino di ciò che cucina mamma comincia a infilarsi su per il naso arrivando fino al cervello. Voi siete seduti sul divano intenti a percepire la differenza di contrasto tra i denti e la pelle di Carlo Conti, cercando di capire quando si è fatto l'ultima lampada. Ma non ci state con la testa, la salivazione si intensifica, lo stomaco mugugna, vi alzate con una frase che mai avreste pensato di dire: mamma, preparo la tavola. E proprio in quel preciso istante urtate il telecomando, cambiate canale e sbam, inizia Harl, uno show tanto semplice quanto geniale. 5 concorrenti, $1000 e l'onore di potersi fregiare del titolo di stomaco d'acciaio. Le regole del gioco sono semplici: un primo round dove si mangia una quantità esagerata di cibo scelto dalla produzione e i primi tre che finiscono passano al secondo round. Un secondo round dove si decide tutto. Si è sottoposti a varie prove fisiche, tipo resistere su un toro meccanico, fare una sequenza di squat o fare alcune vasche in piscina. E tra una prova e l'altra si torna a mangiare. Vince il concorrente il cui vomito tocca per ultimo per terra. Sì, perché se ti sale e ti gonfia la bocca, ma lo ingoi, sei ancora in gara. Un concept talmente potente che ne è stata fatta una sola stagione. Beh, almeno questo è andato in onda per un'intera stagione, non come la nostra medaglia d'argento, lo show tedesco che ha fatto gridare al miracolo, ovvero The Big Sperm Race. E non credo ci sia bisogno di una traduzione. Un programma in cui 12 partecipanti dovevano cercare di ingravidare contemporaneamente una donna. E Rocco, se mai mi guarderai e prenderai spunto per uno dei tuoi video, voglio una copia, grazie. No, la cosa non è così hardcore come potrebbe sembrare. I 12 uomini erano donatori di seme e anche l'ovulo veniva donato. Poi il tutto veniva trasportato in uno studio TV a Colonia e i medici guardavano gli spermatozoi al microscopio gareggiare verso l'ovulo mentre il pubblico faceva il tifo. Wii, ma è lo show più divertente del mondo! Tra i partecipanti c'era anche un maniaco salutista e due star della TV tedesca. E spero tanto che uno fosse Bruce Willis, almeno avrebbe sparato agli spermatozoi nemici. Chi vinceva poteva fregiarsi del titolo di uomo più fertile della Germania e si portava a casa una Porsche rossa per essere anche lui veloce come il suo sperma. No, alla fine non se n'è fatto nulla e tutto è saltato per una questione di sensibilità pubblica. Infatti circa 2 milioni di tedeschi hanno problemi ad avere figli e a quanto dicono questo show li avrebbe visti tornare single riempiendo il letto dell'uomo più fertile di Germania. Lo ammetto, un bel problema, ma tutto sommato non è una questione di vita o di morte, a differenza del primo gradino del podio. Uno show che ti permette di vivere in caso di vittoria o praticamente ti condanna a morte in caso di sconfitta. Sto parlando di Cantando por un sueño e Bailando por un sueño, rispettivamente Cantando e Ballando per un sogno, due famosi show TV sudamericani che all'apparenza potrebbero sembrare innocui, cose adatte anche a un bambino, con format alla X Factor o Ballando con le stelle con uno sconosciuto accoppiato a un famoso, ma che in realtà sono demoniaci. Sì, perché il premio finale non è un contratto con una compagnia di danza, con una casa discografica o una montagna di soldi. Il premio finale è la tua vita, o meglio un intervento atto a salvare il concorrente dalle strazianti calamità che si sono abbattute sulla sua vita. Intervento che può essere una casa dopo che la sua è stata distrutta da un'alluvione, un trapianto di cuore o il rene nuovo che una donna è andata a chiedere per suo figlio. E non pensate che i giudici si lasciano impietosire. Gordon Ramsay in confronto a loro è la seconda venuta di Cristo. Quelli sono delle bestie che magari ti prendono anche per il culo mentre sei lì a cantare con le lacrime agli occhi perché hai bisogno dell'antidoto al veleno che ti ucciderà tra 5 minuti. Oh, e sapete
che succede quando eliminano uno a Ballando per un sogno? Sì. Oltre al fatto che è come se lo avessero eliminato fisicamente. C'è una specie di cerimonia in cui l'ex concorrente spegne delle candeline soffiandoci sopra, un po' a simboleggiare la vita che se ne va. Perché uno vince, uno si porta a casa la possibilità di ricominciare a vivere. Gli altri, beh, finito lo show, chi se ne frega degli altri?